Merry Christmas, stai aprendo un pacco di Natale? Già? Hai Solo visto? al 2 novembre. Vabbè, lo sai che io inizio a farti regali molto tempo prima. Sei una donna fortunata. Ma non è vero per niente. Cosa avrò regalato a Rossella? Non dovevi disturbarti. Oh, madò, che pacco grande! Una cassetta degli attrezzi. Guarda amore, è tutto tuo! La crimpatrice che hai tanto Non so desiderato! neanche che cosa sia una crimpatrice. Hai visto? Prendi, prendi, ti piace! Guarda! Ti Beh, fai poco lo spiritoso. piace, amo? E mo' mi ta fat gà, si è capito? Pagato circa 40 euro, anzi pagato, è una crimpatrice. E idraulica, poi io vabbè non è che sono un esperto. Qui ci sono un kit con O-ring, a dire il vero forse serve per fare manutenzione, non lo so. Comunque parte da 6 mm quadri fino ad arrivare a 70 mm quadri. Qui abbiamo altre due da 8, quindi 6, non so perché gli 8 li hanno messi là, 10, 16, 25, 35, 50 e 70. Sembra un kit, insomma, abbastanza ben fornito, pagato appunto una quarantina di euro. Avevo trovato altre crimpatrici, proprio vendute e spedite da Amazon, però non erano idrauliche, costavano circa 25 euro. Mi sono detto, vabbè, dai, faccio una spesa un po' più grossa, però la prendo idraulica, dato che io non ho forza, praticamente. Allora abbiamo iniziato a passare il cavo della 12 volt, che è quest'altro corrugato nero, che fa così, fa il giro, ecco, corrugato della 220, corrugato della 220, e questo è quello che abbiamo appena passato, il corrugato della 12 volt, che al momento li abbiamo lasciati tutti liberi qua all'interno del nostro garage. Questa è la centralina di comando della 220, centralina di comando per la 24 e per la 12 volt. Entrambe le centraline verranno installate qui. Abbiamo deciso, come vi ho già detto, di metterle in questo mobiletto. Quindi qui farò centralina numero 1, centralina numero 2 e poi mi lascio lo spazio per mettere tutti gli altri componenti elettronici, relè, router, eventuali NAS o NVR. Spero che dovrebbe. Spero che entrino tutti, eventualmente mi prenderò anche questo spazio. Come ricordate, questi moduli sono IKEA e li abbiamo acquistati ad Andria insieme ai ragazzi. Poi il progetto è cambiato, la cucina non è più IKEA, l'abbiamo fatta tutta in multistrato su misura, ma questi due per non buttare all'aria 300 euro abbiamo deciso di mantenerli. Ora, mio padre non vuole attaccare le centraline di comando direttamente a questo compensato per paura che possa sfracellarsi nel tempo, quindi lo vuole irrigidire. Pezzo di legno a destra, bel pezzo di legno a sinistra, altri pezzi di legno collegati così e poi ci attaccherà le centraline di comando. Ora qualcuno di voi dirà: fate i lavori raffazzonati, come ci avete già detto. Che cosa hai da dire in merito, padre? Ai lavori raffazzonati che facciamo noi. Aspettiamo gente che abbia volontà di venire a lavorare. Chi vuole venire a lavorare ha idee migliori e sa fare meglio, è ben invitato a venire qua a darci una mano. Ma tu vuoi mettere quei pezzi di legno grezzi Sì, così là grezzi, dentro? così, bruttissimi. Non li vuoi verniciare? Assolutamente no, non me ne frega niente di verniciare. Tanto non è il mio il camion. Quindi non tanto a dire le cose, capito? Ho passato il positivo della 12 volt, il cavo da 25 mm quadri nel corrugato. Tra un po' inizio a passarlo qui proprio all'interno della cellula e questa è la situazione all'interno del mobile. Quindi corrugati, sbucano, fanno il giro da lì dietro, sbucano da qui sotto dove mio padre ha forato e li abbiamo fatti salire così fino qua sopra. Non abbiamo più messo i mega bastoni, ma abbiamo utilizzato questo scarto di multistrato marino, che appunto era un peccato buttarlo, e poi ha messo quest'altro multistrato così di traverso per fare in modo che
la forza, il peso venga scaricato tutto a terra sulla base del mobile e le centraline si possono reggere senza alcun problema. Questo adesso è il 12 volt negativo, quindi poi passo il 12 volt positivo che vi ho fatto vedere e vabbè, andiamo a mettere qui la centralina di comando per la 12 volt e la 24 volt. Spero entro stasera di passare anche 24 volt più e 24 volt meno. La 220 è già collegata, adesso vanno solamente collegate tutte le utenze. E niente ragazzi, come sempre il pomeriggio è un po' traumatico, sono le ore 15:30, abbiamo fatto pausa pranzo e non avevamo nessuna voglia di tornare qui a lavorare. Ma non possiamo fare diversamente, anzi mio padre ha anche detto quasi quasi ci conviene fare pranzo qui per fare tutta una tirata con il lavoro, perché non sappiamo, queste due le spezzano. Quanti metri di peso di questi? 30. Rossella, da oggi sarà senza una mano. Più avvicina la mano. Più vicino la mano. Vai Rossellino, altri 1,5. Altri? Quello che vedete a terra è il 24 negativo. Adesso prepariamo il 24 positivo. E adesso i nostri eroi, nell'oscurità più profonda, continuano ancora a infilare cavi nel corrugato. Questi sono cavi da 2,5 e sono del colore giusto, come vi ho fatto vedere, quindi blu, grigio e giallo-verde. Sono i cavi che alimenteranno le apparecchiature in cucina, ovvero lavasciuga e lavastoviglie. Ma come è stato oggi lavorare sull'impianto elettrico, cara? Sei divertita? Domani lo farei di nuovo, dopodomani ancora, dopodomani, per sempre, sempre, per sempre. Cioè, dovete sapere che Rossella oggi pomeriggio non voleva venire. Che vengo a fare? Tu vieni, che c'è sempre qualcosa da fare. Cernuta.